la collettività. Ricorda a tutti che l'articolo 34 del regolamento comunale del Consiglio, del regolamento del Consiglio comunale cita testualmente al comma 1 che l'accesso ai documenti, agli atti del comune avviene informalmente. Non formalmente, informalmente, con richiesta rivolta al responsabile d'ufficio che detiene il documento originale. Benissimo, dopo aver fatto tutta questa promessa, il dubbio che mi sorge, allora, io ho richiesto un documento in data 18, sono stato rinviato e la documentazione non mi è stata data, sono andato presso l'ufficio e non mi è stata data possibilità di visione del documento. Il dubbio che mi pongo adesso, ma questo documento c'è o non c'è? E io adesso invito nuovamente il segretario comunale in questa assise a prendere questo documento perché a questo punto voglio togliermi il dubbio, voglio capire questo documento c'è o non c'è, perché è impensabile che se io chiedo un documento, questo documento non mi viene dato, perché se mi fosse stato dato ieri io avrei anche evitato di andare a fare un esposto nei confronti di un funzionario, io non l'avrei fatto. Però sono stato costretto e lei, segretario, ieri era presente. Io le ho detto, segretario, guardi che io non ho mai fatto una cosa del genere, perché mi rendo conto che anche i funzionari in questo comune lavorano, hanno delle responsabilità. Per cui, bonariamente, mi faccia vedere il documento. Sono uscito fuori dalla sala, dall'ufficio, e il documento non mi è stato dato. In vista dell'inaugurazione che ci sarà sabato, io mi auguro che sia tutto a posto, però onde evitare lo scandalo che c'è già stato del parco sequestrato a Ferentino, che è stata fatta l'inaugurazione della precedente amministrazione e subito dopo è stato chiuso perché era inagibile o per le altre situazioni che non conosco, forse sarebbe opportuno, visto che si tratta di bambini e ripeto, si tratta di asilo nido, forse sarebbe opportuno intervenire per salvaguardare l'incolumità di questi ragazzini. Io mi auguro che sia tutto a posto, però nel momento in cui io ho richiesto espressamente questo documento e mi è stato risposto con un atteggiamento poco consono ad un consigliere, io a questo punto io ho dei forti dubbi. Per cui io invito il sindaco, piuttosto che l'assessore, a dir qualcosa al riguardo, perché questa cosa è molto preoccupante. Comunque rimango in attesa del documento. Mi accendo il Rimango in attesa del documento per poterlo visionare, visto che ho fatto richiesta. Ci sono le autorità giudiziarie, ci sono le autorità giudiziarie, per cui forse è opportuno vederlo in vista dell'inaugurazione di domani. Aspetta tempo. Grazie, consigliere Valeri.